E un saluto dal dottor Palmas, dal Dipartimento Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica qua in Moldavia. Questo è il policlinico dove curiamo ogni mese circa 200 pazienti che arrivano da tutta Europa, Francia, Germania, Italia, Sardegna, la mia regione dove io sono nato. E ti faccio vedere oggi quello che è il policlinico, la vita del policlinico, come lavoriamo qua e come siamo strutturati a livello di azienda. Questo è il cuore pulsante dell'azienda, questa è la sala d'attesa dove ci sono per esempio pazienti in attesa delle loro cure. Qua abbiamo la reception dove viene agendato ogni singolo appuntamento del paziente e questi sono solo alcuni delle migliaia di pazienti che abbiamo curato da Torino, Ancona, dalla Svizzera, dalla Sardegna, come ti ho detto, Milano. Bari, i pazienti arrivano un pochino da tutta Europa. Quando ti dicono che il fenomeno delle cure all'estero è solamente un fenomeno italiano, in realtà è mezza verità, perché i pazienti arrivano da tutta Europa. Qua in Europa, nell'est Europa si curano i pazienti della Europa occidentale, invece in Centro America si curano i pazienti del Nord America, in Thailandia si curano i pazienti dell'Australia. Tutto inizia quando tu hai la possibilità di andare a risparmiare e lo puoi fare in sicurezza, seguendo dei protocolli internazionali riconosciuti. Qua vedi gabinetti trasparenti perché la filosofia della nostra azienda è un pochino come i ristoranti che hanno la cucina al centro del ristorante. Noi non nascondiamo nulla. Ormai siamo nell'era digitale dove le persone con lo smartphone possono fare video, reportage, sono dei veri e propri reporter e quello che si può fare è fotografare, filmare quello che succede ogni giorno. Questa è stata fin dagli inizi quella che era la filosofia del Policlinico, Centro Ricerca e Sviluppo Bocca Bionica che abbiamo messo su in ben 8 anni. Tutto inizia qua, in questa stanza. Questa è la stanza radiografica dove c'è, seguimi, il radiografico che serve per realizzare l'attacco tridimensionale del viso del paziente. Il paziente accede qua, in questa stanza, gli viene fatto posizionare il viso sopra questo dispositivo, qua si bloccherà praticamente il mento del paziente. Il macchinario ruota e andrà a realizzare un attacco tridimensionale, un'immagine di quella che è la sua bocca. Una volta che è stata realizzata la scansione, si caricano i file su questo monitor nell'arco di secondi e noi possiamo andare già a visualizzare quelli che sono i volumi ossei a disposizione per poter andare a ricostruire la arcata del paziente, superiore e inferiore. In questo caso specifico vedi un caso estremo di riabilitazione estrema. Abbiamo tante difficoltà. Dobbiamo non solamente mettere gli impianti dentali e ricostruire la bocca, ma abbiamo nella parte superiore anche un grande problema, il fatto che gli impianti rispetto a quelli inferiori si troveranno indietro. E qua dovremo con la protesi andare a ricostruire una dentatura che deve andare a intercettare quella inferiore, ti assicuro non sarà facile. Per questo ci occorrono degli ottimi tecnici di laboratorio che vanno a simulare con materiali sofisticati arcate dentali che siano il più simile a quelle dei denti naturali. Questo è solo uno delle migliaia di casi che abbiamo curato questi anni. Siamo ormai a più di 4.000 arcate realizzate, che sono in giro per l'Europa e anche per l'America. Seguimi, ora ti faccio vedere gli altri dipartimenti, del Policlinico. Adesso andiamo verso le sale chirurgiche. Quello che vedi di fronte a me, io lo chiamo il miglio verde, ok? Chiaramente in maniera goliardica. Questo qua davanti è praticamente il luogo d'attesa, ora ci sono pazienti qua che per la privacy non andiamo a filmare, andiamo dal luogo di attesa al luogo di verifica delle immagini radiografiche. Questa è una sala multifunzione dove abbiamo una sala riunioni, una sala corsi, abbiamo la diretta
vedete lì sul videoproiettore la possibilità di proiettare gli interventi quando facciamo i corsi con i chirurghi che arrivano anche da altre nazioni, facciamo le live surgery, quelle che si chiamano live surgery, si opera in sala chirurgica e si verifica quello che è il protocollo che è stato impiegato e si può anche fare discussione. In questa sala multifunzione facciamo poi anche le riunioni settimanali perché siamo un team di oltre 100 persone, quindi è importante allinearsi. E qua vedi uno strumento, un primo strumento che è fondamentale e segno di qualità. Quando noi facciamo riabilitazioni estreme della bocca abbiamo necessità di fotografare ogni giorno e ora ti faccio vedere il lavoro di Pietro, il nostro fotografo professionista. Lui cosa ha? Un calendario qua di tutte quelle che sono le fotografie, per esempio, del viso dei pazienti nostri. Ogni nostro paziente viene fotografato prima di essere curato. Andiamo a realizzare le fotografie dei denti, non solo dei denti, ma soprattutto anche del viso. Queste ci servono in più direzioni per andare a registrare il punto di partenza. Se noi non abbiamo il punto di partenza, non abbiamo idea di dove siamo arrivati. O immaginiamo dove vogliamo arrivare, ma ci serve un riscontro per andare a vedere da dove siamo partiti a dove siamo finiti. Oltre che qua è il luogo dove si fanno tutte le fotografie che poi a livello internazionale andiamo a distribuire con gli articoli scientifici, le pubblicazioni su internet e che ci servono poi a documentare quelli che sono stati i casi sviluppati in questi anni. Hanno fatto il giro del mondo. Siamo diventati famosi grazie a questo angolino, posso dire che è stato realizzato qua in maniera illuminata anni fa. E servono non ultimo le fotografie ai nostri dottori. Lui, per esempio, è il dottor Vasile. Lui Ciao. si occupa di tutta l'assistenza che diamo ai nostri pazienti, è un protesista, è un dentista europeo, potremmo definire. Vasile è laureato, per esempio, in Romania. Quanti colleghi italiani stavano studiando in Romania? Tanti. Tanti, ok, tanti italiani vanno a studiare oggi in Romania. Ormai non esistono più i dentisti moldavi, rumeni, italiani, francesi, siamo tutti dentisti europei. Ok, che poi lavori e vivi in Moldavia, in Italia, in Romania, conta poco. Quello che conta è la passione. E lui posso dire complimenti, che è un Grazie. collega veramente bravo e appassionato. Quelli che vedi qua nelle altre sale sono altri protesisti. Infatti, questo qua di fronte è un dipartimento protesico. Qua a destra abbiamo la sala digitale dove si fa la programmazione digitale del sorriso. Lì vedi lo scanner intraorale, il microscopio operatorio che adesso è coperto da un telo. E da questo lato invece stanno realizzando adesso delle impronte. Ok, abbiamo il dottore che sta realizzando delle impronte che verranno poi passate al laboratorio dove verranno poi realizzate le scansioni dalla quale poi si parte. Le scansioni sono la parte iniziale che serve poi per realizzare quelli che sono i modelli della dentatura definitiva. Quello che vedi qua in mano è per esempio un modellino in resina stampato, che è stato realizzato sul computer. Col computer viene realizzata una prova di denti che poi viene verificata nella bocca del paziente. Qua vedi solamente alcuni degli articoli che ci hanno reso famosi in giro per il mondo e qua ti faccio vedere invece la sala chirurgica che è diciamo il cuore pulsante dove vengono realizzate invece le operazioni chirurgiche che portano i pazienti a essere di nuovo delle persone normali. Qua abbiamo il nostro capo anestesista, ok? Il nostro Virgilio è il nostro anestesista che veglia su dei pazienti quando dormono. Qua abbiamo la possibilità in Moldavia di andare a far dormire il paziente e creare quella che è la bocca bionica col paziente che dorme e questo aiuta non poco il chirurgo perché il chirurgo si ritrova a fare degli interventi di 6 ore, 5 ore e ti posso assicurare che è stancante stare 6 ore col paziente che ti dice ogni 2 minuti aspetta, devo alzarmi, mi sento soffocare, svenire, devo vomitare, tutte queste cose non ci sono. Quando uno dorme ed è sotto anestesia generale, l'intervento va liscio fino alla fine e soprattutto si accorge anche di 2 o 3 volte.
Quello che stiamo facendo qua adesso è andare a regolare tutti quelli che sono i parametri di funzionamento del macchinario. Il paziente verrà addormentato e una volta addormentato, inizierà quella che è la chirurgia vera e propria. È importante che noi abbiamo questo servizio di anestesia e avere l'anestesia generale in una struttura, io posso dirti con certezza che quello è già un primo segno di serietà della struttura. Ci sono strutture che non sono adeguate all'esecuzione di interventi così complessi e infatti non operano in anestesia generale. Noi facciamo quasi il 90% degli interventi che sono interventi di chirurgia maxillofaciale. Siamo come una struttura ospedaliera, abbiamo bisogno di infermieri, di chirurghi maxillofaciali, di anestesisti e rianimatori. Qua abbiamo di fronte quelli che sono i monitor che servono al chirurgo per andare a verificare la zona di inserimento degli impianti dentali. Una volta che l'intervento è terminato, abbiamo da questo lato la possibilità di andare a portare il paziente su un lettino e questo lettino è il luogo dove il paziente si può riposare, dopo l'intervento. Dopo l'intervento, il paziente può andare qua, sedersi sul lettino, riposare e stare sotto controllo della nostra infermiera. Da questo lato vedete la Nadia, Natalia, scusami, la Natalia che si occupa di andare a verificare ogni tanto quelli che sono i parametri vitali del paziente e andare a monitorare poi la ripresa del paziente. Questo che ti ho fatto vedere oggi è solo una piccola parte di quello che facciamo qua al Policlinico. Però se hai ancora 4-5 minuti ti farei vedere quello che è il nostro fiore all'occhiello poi di tutta l'Est Europa, che è il laboratorio digitale. Ci spostiamo qua di fianco al laboratorio digitale, i denti sono pronti, te li regalo, e andiamo, vieni, andiamo al dipartimento di ricostruttiva della bocca bionica, dove vengono digitalizzati i denti, dove vengono realizzate le strutture che poi reggeranno i denti. Di fianco, qua al Policlinico, vedi questo è il nostro dipartimento di sviluppo e ricerca. Questo dipartimento qua ci sono voluti circa 11 milioni di investimento di euro e oltre 8 anni di esperimenti, prove, controprove, ricerca, test di laboratorio. Quello che trovi qua dentro è un qualcosa di unico e straordinario nel suo genere. Qua di fianco abbiamo anche la possibilità di fare esami diagnostici di approfondimento. Da questo lato invece abbiamo quella che è l'equipe che realizza la bocca bionica. Ok, loro sono le persone che hanno restituito il sorriso a migliaia di persone in giro per l'Europa. Qua abbiamo il nostro progettista Livio, ricercatore da Londra. Adesso cosa sta facendo? Sta caricando qua un progetto di ricostruttiva della bocca. È un software questo, è un software che ci permette di elaborare quelli che sono i denti che poi saranno fissati nella bocca del paziente e andare a simulare prima ancora in digitale e poi con delle forme che vengono stampate in resina, quelle che sono i denti definitivi. Qua vedi per esempio un attack 3D del paziente, ci è arrivato un design da New York, abbiamo accoppiato sopra l'attack 3D del paziente quello che è il design. Una volta che noi abbiamo una simulazione di dove dovrebbero idealmente essere posizionati gli impianti dentali all'interno dell'osso dell'attack 3D del paziente, noi possiamo andare a eseguire quello che è l'intervento in sicurezza, di modo che sia al massimo collimabile con quelli che sono poi i denti definitivi che vorremmo andare a posizionare nella bocca del paziente. Quindi cosa succede? Che gli interventi che noi andiamo a realizzare vengono pianificati. Pianificati significa andare a realizzare prima l'intervento in digitale. Dopodiché possiamo andare a creare delle protesi provvisorie da montare sulla bocca del paziente, che sono già pronte il giorno dell'intervento. Sono già pronte perché sono praticamente una esatta copia di quello che avevamo pianificato in 3D.
Io sono Dottor Palmas, qua dalla Moldavia ti faccio un saluto dal Centro Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica e al prossimo video.